Ciao a tutti! Mi chiamo Chris e questo è il diario di viaggio. Oggi visitiamo una città molto bella nell'Italia, Rimini. Allora, resta con me! Come possiamo andare a Rimini? L'aeroporto della città è l'aeroporto internazionale Federico Fellini. Da qui possiamo facilmente raggiungere il centro città. La principale stazione ferroviaria si trova nel cuore della città. Ci sono treni ad alta velocità da Bologna, Roma e Bari. La città ha diverse stazioni ferroviarie. Accanto alla stazione ferroviaria principale c'è una fermata dell'autobus con autobus per San Marino e Bologna. Il trasporto pubblico è ben organizzato. È accessibile non solo alle diverse parti della città, ma anche ai vicini villaggi costieri. Esistono diversi tipi di biglietti. Cosa c'è da vedere a Rimini? Ovviamente, il moto in mare non potrebbe mancare. Ci sono un certo numero di spiagge libere. Fortunatamente le attrazioni sono in un unico posto. All'estremità orientale del centro storico si trova il Ponte di Tiberio, che fu costruito quasi 2000 anni fa. Molti ristoranti e strade accoglienti ci aspettano qui. Quando entriamo, raggiungiamo Piazza Cavour, dove possiamo vedere l'edificio del municipio. Da qui possiamo esplorare il castello di Sismondo, che fu costruito nel XV secolo. E se andiamo nella direzione opposta, possiamo vedere il Tempio Malatestiamo, che fu costruito nel XIII secolo. Molti negozi di marchi di moda ci stanno aspettando nella zona pedonale. Alla fine della zona pedonale si trova la Porta di Augusto, che fu costruita in onore del grande imperatore. Non lontano da qui troviamo i resti di un teatro romano. La pizza non potrebbe mancare a Rimini. Tuttavia, se siamo curiosi della cucina locale, proviamo un cappelletti o un brodetto. Un bicchiere di Trebbiano dobbiamo bere. I prezzi sono molto ragionevoli e possiamo facilmente trovare alloggio eccellente. Andiamo a Rimini non solo per rilassarci sulla spiaggia, ma anche per scoprire cose interessanti. Quello era il diario di viaggio di oggi. Se ti è piaciuto il video, clicca sul like o iscriviti al canale a non perdere nulla. Grazie per vostra attenzione. Ciao!